Come abbiamo già detto nei nostri ultimi programmi, la pandemia coronavirus continua a mordere, anche in Irlanda, con aumenti del numero di contagi malgrado il ritmo sostenuto delle vaccinazioni. Abbiamo anche l'esempio del vicino Regno Unito, dove la liberalizzazione di certe restrizioni, tra le quali l'uso della mascherina, viene additata quale uno dei motivi dell'impennata dei contagi e ricoveri ospedalieri. Abbiamo chiesto i pareri sull'argomento a Mauro Adamo, professore di chimica organica e farmaceutica presso il Royal College of Surgeons a Dublino, e di Tancredi Caruso, professore associato nella Scuola di Biologia e Scienza Ambientale di University College Dublin. Allora, buongiorno caro Mauro e Tancredi, grazie di aver partecipato a questo incontro. Per discutere brevemente su una questione che un po' tocca tutti in questi giorni. Il coronavirus, malgrado le vaccinazioni siano a buon ritmo, diciamo, in quasi tutti i paesi, però ci sono delle impennate. Quindi come vi spiegate questo fenomeno? Comincio un po' con Mauro. Ma le impennate derivano fondamentalmente dal fatto che il virus circola anche tra le persone vaccinate, nel senso che il vaccino protegge da quelli che sono gli effetti più devastanti e crudi della malattia, ma non protegge dalla trasmissione o comunque non impedisce la trasmissione. Quindi anche se vaccinati si può contrarre, diciamo, la malattia in maniera lieve al punto tale da non rendersene conto e ovviamente trasmetterla, essendo un virus particolarmente contagioso, ad altre persone. Aumentano perché ci sono meno precauzioni, ovviamente, per cui essendoci meno precauzioni c'è più contiguità tra gli esseri umani e quindi più facilità di trasmissione. Questo è il discorso. Il problema maggiore è legato al fatto che c'era una speranza, almeno fino a un anno e mezzo fa, che chiunque fosse vaccinato fosse fuori dal coro, cioè potesse non contrarre e non trasmettere la malattia, ma questo è un qualcosa che avviene in alcuni soggetti, ma non in tutti. Per cui è possibile trasmetterla. Ed è possibile anche contrarla più di una volta, considerando il fatto che il virus muta e quindi, così come l'influenza, siamo ciclicamente soggetti alle nuove versioni, diciamo così, del virus in varia maniera. Ma tu non porresti nessuna responsabilità al fatto che l'uso della mascherina sia stato liberalizzato in maniera così precoce? L'uomo è un animale sociale, per cui è impensabile rinchiudere altri 3 anni, 4 anni, 5 anni, e non è soltanto una questione di economia, è proprio una questione di vita, mettiamola così. Tanto è stato fatto e secondo me è già stato un grande successo essere riusciti a impedire una ecatombe di una generazione, perché poi alla fine sarebbe stata la generazione degli ultra 75 ottantenni a doversene andare anche in maniera molto cruda. Tancredi, la tua opinione su questa faccenda un po' dolorosa, diciamo. Io non sono un epidemiologo né un medico, però mi occupo di argomenti abbastanza simili perché nelle scienze naturali e in ecologia facciamo tantissimi modelli di dinamica di popolazioni, di dinamica parassiti, ospiti dei parassiti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista mi sentirei di dire che il comportamento è fondamentale, nel senso che più interazioni ci sono fra le persone, più è probabile che uno si prenda il virus, a prescindere dal fatto di essere vaccinati o meno. Il vaccino è una cosa bellissima, però purtroppo possiamo infettarci anche se siamo vaccinati.
E allora il fatto di avere in Europa livelli diversi di restrizioni, questo sicuramente spiega in parte perché alcuni paesi hanno tassi più alti di altri. Sono correlazioni, non ce lo spiegano in maniera assoluta, noi non, probabilmente non sapremo, ma sono tantissimi fattori che possono causare l'aumento dei contagi in questo momento. Stiamo entrando in inverno, il virus muta, l'efficacia dei vaccini è variabile. Ci sono moltissimi fattori, però così guardando un po' anche in modo correlativo i dati e guardando anche alcuni risultati di alcuni modelli, sembra proprio che sollevare le restrizioni in maniera molto veloce, insomma, abbia un po' accelerato i casi. Guardare quello che succede in Gran Bretagna rispetto a quello che succede in un paese come l'Italia dove c'è il Green Pass, insomma, le differenze sono notevoli. Non mi sentirei di dare la causa, di dire l'unica causa è il sollevamento delle restrizioni, perché poi ci sono appunto fattori tipo quelli ambientali, insomma, in Italia l'inverno sta arri serio, arriva adesso, piano piano, già qui è molto più freddo, ci sono tanti fattori, però secondo me, a livello personale, il sollevamento delle restrizioni in maniera, diciamo, eccessiva, dal mio punto di vista, non ha aiutato con il numero dei casi, e io personalmente non l'avrei fatto, per esempio, nel modo in cui è stato fatto in Gran Bretagna. Va bene, allora grazie a voi, scusate la brevità di questo incontro. Avremo probabilmente, speriamo di no, di dover parlare di cose più serie a livello medico, vero? Quindi buongiorno a voi e grazie tante. Grazie, Grazie Concetto. mille. A Glasgow, già da una settimana, i maggiori capi di Stato di 200 nazioni sono riuniti per discutere il problema dei cambiamenti climatici e per sottoscrivere impegni ad adottare misure che servano a ridurre le cause maggiori responsabili del riscaldamento del globo. Infatti, un impegno da parte del Brasile per fermare la deforestazione, l'impegno indiano sulla decarbonizzazione dell'energia entro il 2030 e la promessa di finanziamenti da parte del Giappone sono stati buoni segnali nei primi giorni dei lavori al vertice, che va sotto il nome di COP26, tendenti a limitare l'aumento della temperatura globale oltre l'1,5 gradi centigradi. Ma c'è ancora una lunga strada da percorrere per raggiungere tale fine. Gli esperti affermano che sono necessarie riduzioni delle 28 gigatonnellate di emissioni di anidride carbonica entro il 2030, ma mancano impegni seri a tal riguardo. Rimane sempre il dubbio che, a conclusione del vertice di Glasgow, le promesse fatte per risolvere questo immane problema non valgano più della carta sulla quale sono scritte. Per molti osservatori non c'è scampo. Per risolvere seriamente il problema, tante cose andrebbero fatte, e subito, con scadenze a breve e non a medio o a lungo termine. Per sommi capi, devono essere messe in atto diverse misure che comprendono la cessazione immediata della deforestazione in varie parti del globo, soprattutto nel Sud America. Deforestazione che dovrà, tra l'altro, essere monitorata affinché sia fattiva. È necessaria poi la cessazione dell'uso di combustibili fossili nelle industrie di tutto il mondo e la loro sostituzione con altre forme di energia non inquinante. E infine l'abbandono di veicoli a benzina o diesel da rimpiazzare con veicoli elettrici. Ammesso e non concesso che vengano prese tali misure a breve termine, per la loro realizzazione sono necessari impegni finanziari non indifferenti e ci chiediamo se tutti i paesi interessati siano disposti a finanziare dette operazioni. Un'altra considerazione è quella che riguarda la necessità di investire fondi per assistere le popolazioni di molti paesi, specialmente africani, ridotti alla povertà più abietta a causa della siccità o, per converso, anche delle alluvioni, per l'appunto generate dal riscaldamento del pianeta. Per concludere, una notizia straordinariamente commovente e a lieto fine. Dopo 3 settimane dalla sua scomparsa da un campeggio a nord-ovest dell'Australia, Cleo Smith, una bambina di 4 anni, data per dispersa o rapita, è stata poi ritrovata dalla polizia da sola e in buona salute nella casa di uno sconosciuto di 36 anni, ora sotto inchiesta. I criminologi ritengono che questo caso esuli dalle normali casistiche dei rapimenti.